Parliamo adesso di standard e standardizzazione, cioè di quelle dell'attività che porta alla creazione e definizione degli standard. Abbiamo già capito da questa slide, diciamo, riassume un po' quanto pesano gli standard nel mercato di oggi, soprattutto nel mercato delle tecnologie di oggi. Quindi il mercato delle tecnologie è molto legato all'economia di rete, no? Se io ho un aggeggio che ha uno standard che uso solo io e altre 5 persone, avrà molto poco valore sul mercato perché io lo posso rivendere solamente ad altre 4-5 persone. Se io ho un aggeggio che invece si può collegare a tanti altri, si fa un esempio, ecco, si fa l'esempio del fax, no? Il fax ha un grande valore quando tutti ce l'hanno e tutti possono comunicare con il fax. Nel momento in cui la gente comincia a non usarlo più, c'è un crollo perché non è più interessante, nessuno lo vuole più e quindi viene abbandonato lo standard, però vi assicuro che adesso per fortuna sono solamente le procure della Repubblica, no? Mi confermi che alcune comunicazioni all'avvocato vengono fatte ancora dai PM, forse, dai cancellieri dei PM, via fax, no? Pian piano verrà abbandonato, ma ci abbiamo messo anni a mollarlo. Io ce l'ho ancora. Ah, esatto, perfetto, con questi progetti per... No, però tipo mio padre che fa ancora le difese d'ufficio non può non averlo il fax, perché sennò ti rompono le scatole, no? Tu puoi dire che sei contrario finché vuoi, però la regola per adesso è quella che alcune comunicazioni ti arrivano via fax e quindi tu non puoi uscire da quella rete, l'effetto di rete che abbiamo detto prima. La definizione di uno standard condiziona per gli anni successivi lo sviluppo delle tecnologie adesso connesse. Poi capiremo meglio il concetto di interoperabilità, cioè quello che abbiamo detto adesso, il fatto che aggeggi di vario tipo si parlino, possono interagire tra di loro, essere interoperabili, okay? Operare tra di loro. E questo ci porta ad una non dipendenza da un unico fornitore. L'esempio di Apple è esattamente il contrario. Apple è l'anti-interoperabilità, perché lui cerca di creare lock-in, cioè di chiudervi nel suo ambiente, di creare una dipendenza per cui se voi, ecco, discutevo con l'amico Giatordi che mi ha aiutato a fare un backup. Se tu utilizzi i sistemi di backup di Apple, che sono bellissimi, no? Time Machine, se mi si rompe il Mac e io devo ripristinare i dati, ho bisogno di un altro Mac, no? Ci avete mai pensato? E questo ha senso per il backup. Il backup dovrebbe essere uno strumento che vi permette, non so, l'avrei trattato il backup, il concetto, vabbè, uno strumento che ti permette di recuperare i dati quando succede un disastro, no, una catastrofe che può essere che ti cade nell'acqua il computer, no? Te lo rubano. Ok, tu hai il backup. Ma se io per aprire il backup devo comprare un'altra roba da 1500 euro, mi hanno vincolato a comprare un altro Macintosh. Ok, questo è esempio di lock-in. Vedete che siamo usciti dall'ambito, siamo entrati nell'ambito informatico, non siamo più nell'ambito degli aggeggi che si devono incastrare l'uno con l'altro. Stiamo parlando di dati, di roba che è, come dire, immateriale. Arriviamo anche a quello. Sul discorso ho messo maggiore concorrenza punto di domanda. Perché è discusso il fatto che avere degli standard condivisi crei nuova concorrenza, aumenti la concorrenza. Perché? Perché boh. Perché gli standard hanno quest'arma a doppio taglio, cioè il fatto che una volta che si sono radicati bene, è difficile discostarsi a costo di non innovare. Cioè, so che c'è una tecnologia migliore. Però, visto che ci sono tutti adeguati sul vecchio standard, non ho il coraggio di proporla, non ho forza economica per imporla. E quindi passare da uno standard all'altro richiede sempre uno sforzo non da poco. E poi c'è il rapporto standard proprietà intellettuale. Come vi ho detto, non ne parliamo tanto perché sarebbe un po' prematuro per voi. Proprietà intellettuale sono tutti quelli, diciamo, istituti giuridici che permettono di controllare l'attività, i frutti dell'attività creativa e inventiva dell'essere umano, quindi i brevetti per le invenzioni e il copyright e il diritto d'autore per le creazioni intellettuali, quindi il software, le banche dati, la letteratura, la musica e via dicendo. Penso che vagamente sappiate di cosa stiamo parlando. Perché è delicato il rapporto? Perché gli standard sono a volte intrisi di proprietà intellettuale, cioè colui che crea lo standard, che formalizza lo standard ha un controllo. Sa che dentro ci sono dei brevetti e quindi tu per sviluppare quello standard devi pagargli il brevetto.
Oppure non ti dai i documenti dello standard, cioè lo standard, la documentazione dello standard, che a volte sono 700 pagine di roba che ti spiegano come si fa, come deve essere una presa di particolare tipo industriale per adattarsi a quello standard, l'accesso a quel documento costa caro. Cioè ti fanno pagare proprio il prezzo del librone, che nella maggior parte dei casi è in una banca dati digitale di standard, tu devi pagare l'abbonamento per accedere a questa banca dati. Quindi la proprietà intellettuale è strettamente legata al mondo degli standard ed è lo strumento per controllarlo. Non arriviamo a quel livello lì, però dovete sapere che esiste. Ecco, il rapporto tra standard e innovazione tecnologica, perché certo standard è amico o nemico dell'innovazione, quello che abbiamo detto prima, l'ho anticipato. Quindi più uno standard è radicato, è più difficile discostarsi e quindi non è detto che sia sempre favorevole al concetto di innovazione tecnologica. La ricerca della cosiddetta interoperabilità si contrappone al rafforzamento del lock-in tecnologico, vedi il modello Apple. Allora, ecosistema è la parola buona. È proprio quando si parla della GPL che si dice virale o replicativa. No? Cioè, ecosistema è il modo in cui Apple chiama, e abbiamo molti che si sono assuefatti. Sì. Sì, è vero, però ecco, l'esempio del backup per me è terrificante. Cioè, i dati sono miei, caspita, il backup è mio ed è per me vitale, perché io se ho un'udienza importante quel giorno lì, ho un parere da consegnare a un cliente e mi si rompe il computer in quel momento, io ho il backup e mi serve per recuperare i dati urgentemente. Se io devo andare a MediaWorld a comprarmi il nuovo Mac per aprire quei dati, oppure devo chiamare te e dirti Andrea, scusa, so che tu hai un Mac. Mi fai aprire i dati, per favore? Questa roba qui, chiamarla ecosistema, mi sembra un po' buono, un po' sì, un po' troppo. Sì, ah, beh, in quel senso lì. Sì. Sì. Allora, vabbè, quando stavo a San Francisco, che ero volontario in quel museo della scienza in cui c'era una parte sulla biologia, sulla fisica, avevano creato un microecosistema all'interno di una bolla di vetro, no? Con dentro c'erano dei piccoli pesciolini, dei piccoli. Ed era chiuso, era sigillato, e si creava l'ossigeno, le piante creavano l'ossigeno, di notte lo rimangiavano, e quello che gocciolava dal vetro dava da mangiare ai microorganismi, via dicendo. Ok, quello è il concetto di ecosistema, e ti tiene chiuso dentro. Esatto. Nel discorso della deviazione o meno dagli standard c'è una componente umana molto forte, la pigrizia, l'investimento, il lavoro che ti richiede, no? Si potrebbe fare, cambiamo tutte queste prese? Bicocca potrebbe farlo, non è che ci voglia, no, l'ingegnere megagalattico, chiami un elettricista di megacultura e ti cambia le prese. Costa, porta via tempo, devi tenere le aule chiuse per un po', e quindi, vabbè, forse questo esempio è più una componente economica ancora, ma la componente umana è la pigrizia, cioè il fatto che passare a un nuovo standard ti obbliga a conoscere, imparare cose nuove, no? Anni fa, quando c'erano vecchi cellulari, no? Cioè, tu compravi il cellulare o Nokia, perché ormai ti eri abituato che funzionava in un certo modo e quindi non era uno standard, però ti piaceva quella roba lì e ti abituavi, ok?